Arezzo è con la direzione Pirella, chiaramente, che era strettamente poi legato a Basaglia, è stato uno dei primi ospedali neuropsichiatrici a chiudere e quindi a far andare fuori chi poteva farlo. È a 40 anni dalla legge Basaglia che ASL e Coenea hanno organizzato un ciclo di incontri per riflettere sull'esperienza psichiatrica aretina. Protagonisti dell'iniziativa da Basaglia Pirella, quando il cuculo fa il nido a scuola, gli studenti di alcuni istituti di Arezzo e del Valdarno. Pensiamo che sia importante che i ragazzi conoscano quello che nel corso di 40 anni in questo territorio, in particolar modo, quella riforma importante che ha generato un cambiamento di civiltà vero, oggi consegna al territorio. Prima della legge Basaglia il disagio psichico in generale veniva essenzialmente segregato dentro i manicomi. Dalla legge Basaglia in poi invece la cura è prevalentemente centrata sul territorio, quindi in prossimità del luogo di vita delle persone. Quindi sicuramente è importante che la popolazione, soprattutto anche i giovani, sappiano come è cambiato nel corso del tempo l'approccio al disagio psichico, in modo anche che possano un po' conoscere e non temere magari quello che è diverso. Agostino Pirella, psichiatra scomparso nel 2017, braccio destro di Franco Basaglia e direttore dell'ospedale psichiatrico di Arezzo, rappresenta indubbiamente uno dei protagonisti della rivoluzione psichiatrica italiana. Fu proprio lui a promuovere la chiusura del manicomio aretino, esperienza che ispirò poi la legge 180. La domanda che ti facevano i pazienti ricoverati, gli internati del manicomio: dottore, quando mi manda a casa? Domani era la risposta, e questo domani durava decine di anni. Quando è arrivato Pirella, l'equipe, quando c'è stato il progetto di chiudere col manicomio, il domani era il punto di partenza per costruire la dimissione.